Io sono fiera delle mie origini, io sono fiera anche delle mie incazzature, sono fiera di essere a volte tacciata e preferisco essere tacciata della popolana piuttosto che della risalta ed essere ricordata come quella che diceva vaffanculo piuttosto che come quella che faceva i pompini sotto il tavolo. Queste sono le donne che ci hanno propinato per 20 anni. Dovevi averci la barba, dovevi averci la bocca rifatta, dovevi essere caruccia e sta un pochetto zitta, eventualmente fatto il bunga bunga, però non dovevi rompere i coglioni, invece no. Ci sono donne e gli uomini un po' non diranno, ma io credo che il cambiamento passerà fortemente dalle donne, perché credetemi signori, specialmente in un mondo come questo dove ti sei ritrovata ad essere lavoratrice, mamma, moglie, assistente, perché ognuno di noi avrà un genitore anziano e una donna si porta sulle spalle tanto da quando nasce a quando forse anche con un po' di sollievo dice vabbè ho fatto tanto e mo lascio il posto a qualcun altro. Quindi io non sono una femminista, sono una donna e concedetemi questo piccolo spazio perché lo meritano veramente tante donne che ho incontrato, che hanno lottato. Io mi ricordo quando ho conosciuto per la prima volta le mamme che lottavano nella terra dei fuochi, quando ho visto gli altri questi giorni qui le mamme giù ad Augusta che hanno i figli che nascono deformati con mutazioni genetiche, perché per 20 anni in quelle acque c'è stato sversamento di mercurio da parte del petrolchimico e se ne sono tutti fregati e fa male. E allora riallacciandomi un pochino al discorso di Enrico che dice sì vabbè non te la devi prendere con i dipendenti, no, non te la devi prendere con i dipendenti, però su 24.000 dipendenti, c'hai ragione, sono esattamente 24.000 e io leggo, mi arriva adesso, noi abbiamo delle chat, una di queste appartiene all'antimafia, dove dice che dal 2008 al 2013 il Ministero dell'Economia ha fatto i conti alla Giunta Capitolina e da Marino, si è agitato tutti ormai, se ti giunta Capitolina e Marino è un disastro. Sono stati accertati, indebitamente erogati, ben 350 milioni di euro indebitamente erogati per benefit sugli stipendi, quindi non lo stipendio. Allora noi adesso è stato amministrato dal 2008 al 2013. Quello che significava essere amministrati, perché poi c'ha ragione Enrico, che non si dovevano scordare Beltroni, non si dovevano scordare manco l'utente, ma tanto non si scordava nessuno, ce l'abbiamo tutti ben presente ogni buca che vedevo, ogni palazzo che sta là, ogni scuola che non si regge in piedi, questi sono 20 anni, non so 5, 10, 15, sono 20 anni di mala politica. E allora tu dici, cazzo non hai fatto niente, ti ho pure dato il benefit, 350 milioni di euro. Non domandiamoci dov'è che abbiamo sbagliato, domandiamoci perché abbiamo permesso che questa gente ci rubasse tutto. Perché oggi abbiamo un Presidente del Consiglio che dice che un provvedimento come il resto gliel'abbiamo dimostrato in tutte le maniere, cioè ci manca che gli fanno i segnali di fumo e i geroglifici quando entri in Parlamento. Ora gli scrivi... Ha dimostrato che diceva che erano 30 miliardi. Bravissimo, tutti gliel'hanno detto. C'è in tutta Europa, allora o in tutta Europa sono incostituzionali, oppure qui ci stanno una manica di delinquenti che ha capito bene che più noi abbiamo difficoltà, più noi siamo nel bisogno, più noi non possiamo tirar su la testa perché 900 euro te li devi prendere, perché a tuo figlio devi dare da mangiare, perché tua madre non puoi lasciarla perdere strada, perché fai? Non te l'assiste nessuno, devi andare lì e gli devi comprare le medicine, e te devi incazzare su ogni cosa. Più noi siamo in questa condizione, meno abbiamo la capacità di ribellarci al sistema. E questo è un sistema che sono 20 anni che mira esclusivamente a restare tale. Io ho il presidente, noi, ce l'ha pure Nicola purtroppo, il presidente della commissione bilancio che si chiama Azzollini. Allora la prima volta ci hanno chiesto se poteva essere la magistratura, se potevamo dare via libera a quelle che erano le intercettazioni, perché sembrava che avesse combinato qualche cosa e la giunta gli ha detto no, l'intercettazione da Azzollini. Allora sappiate che non è una barzelletta, ma là dentro si dice che se Azzollini smette di fare presidente del bilancio,
il Senato può anche andare a casa, perché c'ha tutto in mano lui. Decide lui, ci pensa lui, fa lui. Abbiamo scoperto che per anni sono stati dati soldi al porto di Molfetta, che non potranno mai fare, perché sotto al porto di Molfetta ci stanno ancora le mine del tempo della seconda guerra mondiale, e tu se vai a Drenà dove ci stanno le mine, più che il porto fai una buca, perché quelli scoppiano, ma lo sa pure mio figlio. Se a mio figlio gli dico che dice, potrei un porto dove ci stanno le mine della seconda guerra mondiale, quello mi dice, mamma ti sei incoglionita. Però Zolini sta lì da sempre. Adesso la magistratura ha chiesto al Parlamento di poterla arrestare, perché anche senza le intercettazioni risulta fortemente coinvolto in uno scandalo incredibile con delle intercettazioni. Ma poi l'avete letto le intercettazioni? Lo vedete chi sono questi? Consiglieri comunali che si mandavano a cagare per perché quello ti ha pagato i cartelloni che tu hai fatto, allora a me mi devi pagare la cena. Allora a me mi devi pagare. Noi abbiamo pagato questa gente e un po' di colpa ce l'abbiamo anche noi. Allora, quando vi dicono che il reddito di cittadinanza non si può fare, quando vi dicono che non ci sono i soldi, quando vi dicono che è incostituzionale, sappiate economiche che l'Europa ha auspicato e che tanti paesi hanno messo in atto e che oggi non si trovano nella nostra condizione, perché il lavoro non è andare a fare lo schiavo, il lavoro è realizzarsi, è essere utile a una società. Il lavoro doveva essere questo. Il Presidente del Consiglio, che dice che l'articolo 1 sostiene che il reddito di cittadinanza è incostituzionale, si è fermato all'1, gli bastava leggere gli altri 3. L'articolo 4 dice che la Repubblica Italiana deve promuovere, deve aiutare a realizzarsi sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista spirituale. Noi siamo diventate delle macchine, dei bancomat, ma un po' di citarrabbi. Ma perché non mi dovrei arrabbiare? Perché dovrei accettare passivamente? Quanti anni abbiamo accettato passivamente? Quanti di noi si sono trovati a domandarsi perché si ritrovano così? Perché hanno pagato le tasse? Perché hanno investito tanto in quell'azienda? Perché si sono comprati casa? Perché hanno aperto un mutuo? Perché ci tengono nella precarietà? Poi Nicola vi parlerà delle 100.000 assunzioni nella scuola. Tu non stai rifiutando un lavoro, stai rifiutando a quella persona di avere un futuro, perché finché non sai che quel posto ce l'hai fisso, tu non fai il mutuo per casa, tu non fai un progetto, non crei una struttura per tuo figlio. Siamo tutti precari, la nostra vita è affidata a quando c'è la fortuna di non scoprire che ti è venuto qualcosa. Devi essere fortunato di scoprire che non ti è venuto qualcosa, perché se ti è venuto qualcosa è finita. Perché allora comincia il cavallo dentro gli ospedali, dove non funziona più niente. Quello è l'ultimo grande business sul quale distruggeranno il welfare di questo paese. L'ultimo grande business, la salute, nessuno di noi sente. Potevo salvarsi da qualunque cosa, ma se il padrino decide che qualcosa deve venire, signori miei, cioè, nessuno è esente da. E allora per quale motivo continuiamo a regalare la nostra vita, no, manco questo paese, la nostra vita, le nostre singole vite? Perché? Perché non ci stanno, secondo voi, 17 miliardi per il reddito di cittadinanza e garantire alle persone 780 euro al mese e un orientamento e una informazione per avere un nuovo lavoro, corsi di aggiornamento? Perché? Perché i centri per l'impiego da noi non funzionano? Perché abbiamo scoperto come sono stati assunti tutti quelli dei centri per l'impiego, come sono stati assunti tanti che stanno all'ADAC, come sono stati assunti, io non mi vergogno di dirlo, perché io la prima cosa che chiederei è sapere quando c'è stata aggiunta le mani, quanti cazzo sono stati chiamati qua a chiamata diretta, invece che con un concorso. E chi erano queste persone? E perché stanno là dentro? E quali sono i loro meriti perché stanno là dentro? Quando ci sono ragazzi, uno sta qui, che oggi sta a fare l'eurodeputato perché sta nel Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle non ti guarda in faccia per chi è tuo padre, ti guarda per chi sei, e se lo meritava. E quanti ho visti che invece hanno alzato il culo e se ne sono andati? Gente che meriterebbe molto più di me di stare là dentro. Ed è questo per cui lotto, ogni giorno, perché dopo di me ci deve andare gente che merita. Perché io quando me la porto da qui, voglio che ci sia un reddito di cittadinanza che mi permetta di affrontare dignitosamente la mia precarietà, perché sarà un precario. Perché io non faccio politica perché c'è il posto di lavoro una sega, faccio politica perché questo paese io faccio.
che Fabio Massimo, ti ho piacere di ascoltarvi, io quando vengo qui ho piacere di ascoltare Veronica, perché non le so le cose del municipio, non le so, perché ogni tanto ecco, mi ritrovo con Zoldini, che gli sto pure appresso da due anni che sto pure appresso, perché il primo provvedimento che ho fatto mi sembra che è 365, quindi considerate ogni disegno di legge a un numero, erano 3 mesi che stavo da dentro, era per avere garantiti in tutta Italia gli screening neonatali. Perché i bambini quando nascono possono fare un esame, che se scoperti entro i 24 ore ci sono malattie che sono curabili, che se non le scopri entro 24 ore, massimo 48, sono neurodegenerative, ti portano alla morte, ti portano all'infermità per tutta la vita. E noi abbiamo persone che muoiono e che sono inferme per 40 anni perché in Toscana fanno lo screening e in Campania no, e manco nel Lazio lo fanno. E mi sono messa a sedere e ho detto perché? Ma veramente siamo nel paese che se nasci a 100 km di distanza muori, e se nasci nella regione che invece ci ha avuto la fortuna, casomai da te, uno che si è messo una mano sulla coscienza e ha detto ma sì, ma salvavo una creatura e ho fatto riconoscere i soldi e sono diventati da 5 a 10 milioni e non c'è verso, lo sapete perché non c'è verso? Perché è del 5 stelle, come non c'è verso sul reddito di cittadinanza? Perché è del 5 stelle. E allora fate una cosa, vi prego, la prossima volta che ci avremo la possibilità di mettere una croce e di decidere chi ci deve governare, scegliamo di governarsi da soli, da soli. Caso ci avete da fare qualche domanda, Paolo.